Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Piccolo video per, diciamo, non so, salutarvi, non lo so, così mi andava di girare questo piccolo video. Ho qui la polpetta che mi guarda e dice, questa è rimbambita che parla da sola, e di qua ho Leonardino che sta guardando i cartoni. Tra poco scenderemo, andremo a fare una passeggiata, a spedire dei pacchi Vinted. Vi lascio giù il mio Vinted, così potete spulciare se vi può interessare qualcosa. Ci sono anche sconti sui set e comunque tendo comunque a mettere dei prezzi super convenienti per me. Cioè, ho visto i prezzi che ci sono in giro su Vinted e penso che la gente sia svinata e che si sia scordata che la roba che vende è usata. Non lo so, mio pensiero. Qui ho anche il profumo perché dopo aver lavato i capi da spedire metto sempre un po' di acqua di colonia, mi piace. Piccola parentesi, e poi dopo insomma andremo a fare una passeggiatina un pochino al parco e io ho detto, ma sai che c'è? In questi 5-10 minuti ho fatto degli acquisti e anche ho ricevuto qualcosina da mia suocera con i saldi e ve li volevo far vedere. Allora, ho acquistato anche qualcosa per me. Allora, questo completino che ho addosso, che ora mi sono vestita un po' alla rinfusa, ho preso questa specie di canottierina magliettina con questo pantaloncino nero. Pantaloncino l'ho pagato 5 euro e anche la magliettina. Con 10 euro mi sono fatta un completino. I pantaloncini sono comodissimi, sono grandi perché ho preso una S. E infatti ne volevo andare a prendere anche, c'era verde militare, però era del nero c'era solo la S. E infatti ho detto ne prendo uno, non so se, cioè, non rindosso un pantalone S da penso tempo. Ho detto ne prendo uno, lo provo e poi vediamo. Però dato che mi sta, penso che andrò a prenderne anche sicuramente quello verde militare, forse anche grigio. Ora vedo, vorrei andarci prima di partire perché questo sabato partirò per il mare con i bimbi e i miei. Sempre per me, poi passiamo alla parte succulenta che è quella dei bimbi, soprattutto quelli piccolini perché Samuele è ancora piena di roba e diciamo rispetto alla Matilde e Leonardo la roba la si riesco a sfruttare di più anche se ovviamente cresce. Tendo sempre a prendere le cose un pochettino più grandi, tipo Leonardo qualcosa prima che abbiamo preso prima dell'estate la sfrutterà dopo l'estate, tipo la Matilde no, perché ovviamente cambiano proprio i mesi, la vestibilità e il modo di crescere differente. Quella comunque qualcosa devo comprare perché Poi con il nido, insomma, chi è mamma di bimbi piccoli sa che comunque i cambietti servono. Anche ora che è estate, la Matilde di media, che abbiamo iniziato lo svezzamento, la cambio 2 o 3 volte. Però ad estate la fai, insomma, è molto più easy perché anche per stare in casa un body e via. E che cosa stavo dicendo? Ragazzi, mi perdo sempre, chiacchiero sempre troppo. Comunque, vabbè, finiamo per farvi vedere le cosine per me. Ho preso questi occhialini a 2,99 euro perché ragazzi, allora i miei Ray-Ban me l'ha spaccati Leonardo. Quell'altro che avevo preso sul mio sito Avon, e in caso vi lascio giù anche il mio sito Avon se vi può interessare, me l'ha spaccati sempre Leonardo, al che ho detto, sai che c'è? Mi prendo questi qua, 2,99 euro, se mi rompe anche questi. Sti cavoli, ovviamente cercherò di starci più attenta perché se no veramente wow. Allora, poi mi sono presa un costume. Allora, solitamente li prendo sempre su Shein, che praticamente anche non scontati li pago la metà. Però l'altro giorno mi sono imbattuta in una prova costume di tutti quelli che avevo. Il sotto mi stanno tutti e il sopra no, mi stanno proprio piccoli. E che ho comprato giusto 2 o 3 costumi quest'anno. E comunque tra la piscina, tra il mare, insomma, mi stava un pochino. Mi piace cambiare costumi, ecco, cioè uno con 3 costumi ce fa tutta la stagione, però ne volevo uno in più. Perché io poi ne ho tantissimi, ma di quei tantissimi, solo quelli 3 nuovi che ho acquistato quest'anno mi stanno per il sopra, però non posso mettere solo il sotto. Al che per i miei standard, anche con i saldi, l'ho pagato tanto. Non ho mai pagato così tanto per un costume perché, ripeto, solitamente spendo sempre poco per i costumi, dato l'uso. Però
Però mi piaceva il colore e ho detto se faccio un altro ordine su Shein non mi arriveranno mai in tempo per il mare. E quindi ho preso questo sopra, bello grande, in teoria è una quarta coppa C, ho fatto tipo la prova così, dovrebbe stargli. E cioè no, mi sta, non dovrebbe. Perché poi c'era la quinta e mi sembrava un po' troppo grossa, cioè non ci voglio sguazzare. E ho pagato 9,99 il sopra e anche il sotto era scontato. Anche questo però sembra un pochino grande perché è una 44, però meglio un pochettino più morbido, tanto comunque è vita alta che è più stretto, prediligo le cose più grandi che strette. E quindi questo è quanto per me. Poi sempre da H&M cercavo qualche canottierina per Leo. Non amo le canottierine da bambino, lo so, fa caldo, è povero bambino, le odio. Cioè non è che le odio, non mi piacciono. Però volevo ne ha solo due, di cui una che ha comprato mia suocera, che dopo vi faccio vedere. E un completino di Paperino, quello però è carino, gliel'avevo preso io. Volevo andare l'altro giorno da Prenatale a prendere gli altri due completini, ma ragazzi, finiti tutti, non c'è più niente da nessuna parte in giro con le canottierine. Mi sono svegliata tardi, sì, lo so, ne sono consapevole. Quindi, ieri, mentre ero da H&M, che ho comprato queste cosine, mi sono imbattuta in questo pagliaccetto, in questo completino che adoro, è bellissimo. Ecco, queste cose sono molto molto carine, anche se sono a canottiera. Questo però non era in saldo. C'era tipo nuova collezione, ma nuova collezione con la canottiera. Boh, vabbè, comunque 12,99 euro, non è un prezzo eccessivo. Mi piaceva veramente, veramente tanto. H&M veste molto grande, infatti ho preso la taglia sotto, ho preso la 12-18 mesi. Perché se no ci sguazza. Cioè perché non mi piace. Le magliettine io penso che, essendo anche un pochettino più over, per me riesco a sfruttare qualcosa anche la prossima estate. Quindi infatti le conserverò, tanto in quelle basiche, insomma, le conserverò anche pelamati, ecco, perché sono semplicissime. Questa però anche da bambina per l'estate penso sia fresca. Quindi forse l'estate però anche pelamati. Non mi ricordo, ragazzi, ho un problema di memoria. Oggi sono svinata. Scusate, ma la Matilde mi ha svegliato alle 6 per un problema di cacchetta. Sono un po'. Insomma, comunque ho preso questo completino molto molto carino. Anche se non era della nuova collezione, me ne sono innamorata e l'ho preso. Poi, altra cosa che ho preso con i saldi al supermercato è questo canottino. Cercavo quella ciambella bellina con la cappottina per i bebè. Però ragazzi costava 30 euro e non la potevo neanche poi risfruttare il prossimo anno. Quella di Leonardo ci sta un pochino grande. Però ho detto regà, per 2 settimane di mare, ma sai che c'è, prendo questo a 3-4 euro l'ho pagata, che è proprio la barchetta. Se mai gli riempi un pochettino d'acqua, magari anche sotto l'ombrellone per farti il bagnetto, magari ce l'appoggio per fare il bagno, magari la metto nella ciambella di Leonardo lo metto qua, quindi insomma ho preferito trovare una soluzione più low cost, perché tanto insomma va bene. Allora, passiamo a Prenatal, la parte più succulenta, ragazzi, dei saldi bomba. Saldi bomba, più che altro perché ci sono poi anche ovviamente le cose invernali. E vi straconsiglio di darci un'occhiata perché se poi addirittura avete la carta VIP è fatonico. Allora partiamo subito. Per quanto riguarda le cose della Matt della taglia 9-12 mesi, sono a postissimo perché ho trovato un pacco immenso della mia nipotina. Però volevo qualcosa anche 6-9 mesi, perché cioè ora mi veste 3-6-6-9, però giustamente per i primi freddi comunque credo, cioè il 6-9 va preso. E ho preso anche di questi, ne ho presi anche di 9-12 perché ragazzi 1 euro, e questi qua per la scuola fanno comodo. E ne ho presi uno per l'appunto 6-9 e uno 9-12 a 1 euro, e anche qui stesso criterio, costava 1 euro grigio, ho preso il 6-9 e il 9-12, e così insomma i collant sono topperia, fanno sempre comodo. Cosa hai fatto qua? Tieni, guardate i cartoni. Aspetta, aspettate, ragazze. È bello della diretta. Diretta, poi vabbè. Comunque, poi 4 euro sempre 6-9 mesi.
cioè 4 euro un completino, guardate che carino, per andare a scuola direi che è top. Sì ragazzi, la Matilde andrà al nido per chi ancora non l'avesse capito. E, insomma, per 4 euro, dato che si conceranno come il concio, come si dice qua. E questo è il sotto, guardate che carino con questo dettaglio, questo completino, tutti e due i pezzi, 4 euro. Poi a 3,50 euro, Leonardo ha diverse magliettine, mi sono accorta che aveva pochi pantaloni, volevo prendere principalmente, come vi avevo detto, le canottiere, però, insomma niente, alla fine gli ho preso due pantaloncini tutti a 3,50 euro, che comunque anche per i primi periodi a scuola, con tutte quelle magliettine che ha, ancora farà caldo, settembre, li sfrutterà sicuramente. Prima di fare le ultime cosine di prenatal vi faccio vedere... Allora, il completino che mi ha preso mia suocera da Benetton, ce l'ha preso coi saldi, però non so effettivamente quanto le ha pagate. Comunque mi ha preso per Leo questo pantaloncino con la canottina, che andrò a mettergli ora, che tanto per appunto andremo al parco. Guardate questo. Penso che metterò questo anche alla Mati, però dopo si sporca perché poi dopo farà la pappa. Però è un pochettino più grande questo, è un 6,9 68 cm, guardate che carino. Cioè è semplicissimo, però è tipo kimono, non so. È bellino un sacco, guardate che carino. E poi per Samuele mi ha preso questa magliettina molto molto carina, che è molto il suo genere, che infileremo direttamente in valigia. Ecco qua, quindi per Samuelino, questa è della Sisley però. E solo questa qua, perché ripeto, con i vestiti dovrebbe essere a posto, poi devo valutare un pochettino più avanti, perché poi a settembre riproveremo più o meno tutte le cose. Insomma, Samuele per ora è a posto, poi da valutare semmai verso il periodo post Natale, ecco, diciamo così. Questa è stata la prima mandata di prenatal, la seconda mandata, poi c'ero già stata, non mi ricordo manco quello che ho preso, comunque c'erano sempre prezzi bomba e ho preso diverse cosucce, anche qua per ragazzi per in previsione del nido, 3 euro questa felpina per la Mati, carinissima per la scuola. Va bene, e cioè posso anche abbinarla con leggings per l'appunto. Ragazzi, ce l'hanno a scuola. Infatti poi avevo preso anche l'altra volta un altro leggings, questo 2 euro, perché ragazzi fanno stra comodo. Anche questo poi si può abbinare con il leggings. Poi questa è una cosina per uscire, perché mi piacevano, 7 euro, io ho preso questi cinzini con i cuoricini. Questo io ho preso da 6-9 mesi. Questa è l'unica cosa carina per uscire, io ho preso. Poi ho preso principalmente cose per la scuola. Per Leonardo ho preso a 6 euro questo jeans morbido, carino. Per uscire leggerino per i primi freschi. Freschi, primi freddi. E 5 euro poi ho preso ovviamente anche la felpina da abbinarci sopra. Ragazzi, la gente così da prenatal, proprio fuori di testa. Credo che l'ultima volta che sono andata non c'era già più niente. Cioè, non è che non c'era già più. Non c'era più niente. Poi un pochettino grande, però ragazzi, i pigiami, io non so perché a me non mi... Quando i pigiami in generale costano tantissimo, non capisco per quale motivo, cioè non lo so. È una cosa che non so come spiegarvelo, cioè per me spendere 15 euro per un pigiama da bambino o anche 20, non lo so ragazzi, è una cosa che non mi piace assolutamente. Non mi spiegate, non lo so, non lo so. Cioè per me è assurdo spendere tanto per un pigiama. Non c'è da vedere nessuno un pigiama. Comunque, anche se è un pochettino più grande, gli farò le rovescine. Infatti, ecco, tutti i pigiamini di Leo li ho conservati tutti, perché sti cavoli, la Matilde dormirà con quelli. Ne ho giusto due o tre femminili che ho trovato della Alessia e forse uno mi è stato regalato. Comunque è una taglia 3 anni, è un po' grande, ma gli farò gli svoltini, perché ragazzi l'ho pagato 3 euro ed è anche di Cars, quindi della Disney, carino, 3 euro, bomba. Allora, poi a 2 euro ho preso questa magliettina, questi qui fresche di cotone, per andare a scuola, cioè 2 euro, va benissimo.
un altro completino. Questi qui sono proprio, ragazzi, completini da battaglia, che magari se non erano con i saldi, forse questo completino neanche l'avrei preso, perché ragazzi il pantalone l'ho pagato 2 euro, cioè non è molto il mio genere, però ragazzi, ripeto, per andare a scuola va benissimo, 2 euro il pantalone e 2 euro la maglietta. E per andare al nido direi che è anche troppo lusso. E quindi niente, questi sono stati gli acquistini per i bimbi, quindi 1, 2, 3 euro al capo. I capi più cari sono 5 euro e il mio costume, però ovviamente magari da adulto. Questo se la ride perché si sta guardando una capretta che corre. E niente, ora metto a posto questa roba, mi devo anche sbrigare perché poi per fare chiacchiere, chiacchiere, public relations ci vuole sempre tempo. Questa roba penso che me la lascerò imbustata dietro l'armadio, perché non mi entra più niente nell'armadio dei bimbi, perché ho la roba pre e insomma di varie, ho un casino, devo sistemare, quindi per ora lascio solo tutto qui dentro, poi quando farò il cambio di stagione questi però li lascio fuori, poi sistemerò dopo le vacanze, ragazzi, ora c'ho anche da sistemare, fare tutte le valigie, ragazzi, un casino, ho bisogno di vacanze, questa qua glielo metto ora, questo qua penso di metterlo in valigia perché dai, è troppo carino. Cioè, mi piace un sacco, è semplicissimo, ma molto molto carino. E niente, io vi mando un grosso bacio, sistemo i bimbi e scendiamo, perché sennò qui alla fine non scendiamo più.